Mr. Peabody, lei è uno scienziato premio Nobel, esploratore di fama mondiale e medaglia d'oro alle Olimpiadi sia nel salto in lungo che nel decathlon. Crescere un bambino presenta delle sfide enormi. È certo di poterle affrontare? Visto tutto quello che ho realizzato, quanto potrà mai essere difficoltoso? Molto bene. Se un bambino può adottare un cane, non vedo motivo per cui un cane non possa adottare un bambino. L'anno prossimo è il cane più intelligente del mondo. Niente male, Peabody. Affronterà la sua sfida più grande. Per quanto lontano io possa sembrare. Ciao, Mr. Peabody! La paternità. George Washington, che tipo di albero ha battuto? Io! George Washington non ha mai battuto un ciliegio. È una storia inventata per insegnare ai ragazzi a non mentire. Qui c'è qualcuno molto ferrato in storia, Penny? Mr. Peabody, pare che Sherman si sia azzuffato oggi. Se i genitori della bambina presenteranno denuncia, farò in modo che Sherman sia tolto dalla sua tutela per sempre. Perché avete litigato? Lei mi ha chiamato cane. Oggi picchia. Chi viene a cena? Vedrai. Mi stia a sentire, Peabody. Quando si tratta di mia figlia, nulla è più importante di... Pronto? Sì, rispondo al sondaggio. Come fai a sapere tutte quelle cose su George Washington? Promettimi che non dirai a nessuno quello che sto per mostrarti. Lui lo chiama il torno indietro. Wow. Fino a dove ci sei andato? Non dove, Penny. Quando? Dov'è Penny? Antico Egitto. Hai usato il torno indietro. Era interessata. Andiamo. Ciao, Penny. Sono la principessa Hatshep, sottobocciolo del Nilo e re del trono. Se hai solo pensato che ti avremmo lasciato qui, tu sei intronata veramente. Non l'ho capita. Wow! Voglio quel cane! Attento, Sherman, è una trappola. Prendi la barca sbagliata e sarai ripagato. Tocca a te. La barca di là, bla bla bla, eccomi qua. Perbacco. Dalla DreamWorks, Mr. Peabody e Sherman. Mr. Peabody! Anche l'acqua di Sherman! Come vedi, Sherman, nella vita serve avere un gran sedere. Non l'ho capita.